Anche la Turchia ha iniziato i bombardamenti contro le forze dell'ISIS. Quando anche l'Italia si deciderà finalmente a combattere sul serio il terrorismo islamico, colpendo campi di addestramento, basi, depositi di armi? La Libia, a pochi chilometri da casa nostra, è piena di obiettivi. Sono le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia. Quello che stiamo chiedendo è: bombardare è effettivamente la soluzione oppure no? Secondo la mia modesta opinione non è assolutamente la soluzione. Bisognerebbe però costruire dei ponti di pace e lasciar fare ai diplomatici il proprio mestiere, proprio perché magari, appunto perché loro, l'ISIS e il terrorismo, usano le armi, bisogna far vedere che sì, si risponde con un'azione di forza, ma non necessariamente la forza brutta, la forza delle armi è la forza giusta. Anzi, bisogna rispondere con la forza della diplomazia, la pace e la costruzione politica di un mondo migliore. Secondo te è possibile farlo con paesi come quelli? Non è la strada più facile, non è la strada forse più breve, ma secondo me a lungo termine potrebbe essere la strada più efficace. Soprattutto perché in quei paesi bisogna costruire la pace e i corpi diplomatici che abbiamo sono in grado, ci sono persone che lavorano da tanti anni per costruire la pace in quei paesi. Sicuramente non è un processo breve, ma anzi richiede tempo e sforzi, però se nessuno li fa mai arriveremo. Beh, la soluzione sarebbe un'altra, non so, stare ognuno al suo posto e basta. Ognuno al suo posto, dice? Ognuno al suo posto, però bombardare secondo me è una cosa un po' male. Perché? È perché sono vite umane come noi. Ci sarebbe la soluzione fare l'uguaglianza. Quindi lei dice comunque non servirebbe ad eliminare il problema, in più ci sarebbero delle vittime, dei civili. Dei civili, tutti insieme, è una cosa che secondo me è una cosa sbagliata. Piuttosto mettersi d'accordo tra gli stati. Quindi un accordo tra paesi. Tra paesi. Come esempio Pavia con un'altra città, l'Italia con la Germania, con la Francia, con gli stati, no? Mettersi d'accordo tra gli stati. Come esempio come sono tutti questi che arrivano in Sicilia, piuttosto di farli arrivare là e dargli a mangiare qua, si potrebbero andare a mangiare là. I soldi che si danno qua ce li manderebbero là, degli onesti che mangerebbero là. Quindi lei dice non bisogna accoglierli, bisogna aiutarli nel loro paese e in più dice anche però non bisogna bombardarli perché... Perché bombardarli sarebbe una cosa inutile. Oggi io lo faccio a te il bombardamento, tu domani potresti fare anche a me. No, secondo me bisogna fare dei diavoli, delle portate di pace. Non bombardare di qui e di là, insomma. Quindi tentare di trovare un dialogo con questi paesi. Bravo, sì. Qualcuno dice che è impossibile però. No, basta che tutti si devono mettere d'accordo, la pace può venire. Dice? Sì. Secondo lei perché il sindaco Cattaneo, l'ex sindaco Cattaneo, ha fatto questa dichiarazione? Ma lui in quel momento lì non si è trovato a porto nel suo pensiero, perché le cose oggi sono tutte oggi qui, domani là, però le persone vanno aiutate perché la pace è la cosa migliore. E il mondo.